È la prima volta nella storia del calcio che viene messo in rete un discorso dell'allenatore. Punto. Forse è questa la motivazione che da quasi due settimane continua a tenere puntati i riflettori dei media nazionali sull'Arezzo Calcio e il suo allenatore Ezio Capuano, o forse no. Fatto sta che il tecnico amaranto continua ad essere al centro di format televisivi nazionali, non necessariamente sportivi, basti pensare all'ultimo in ordine cronologico collegamento in diretta con la trasmissione Rai Agora. Nella tradizionale conferenza stampa pre-gara, Capuano è tornato sul caso Sperotto, dichiarando di non aver ancora ricevuto le scuse da nessuno, a differenza di quanto sostenuto dal procuratore del giocatore. L'allenatore ha poi voluto chiarire quale aspetto della vicenda lo abbia particolarmente infastidito. La cosa che ritengo immorale e di altissima ineducazione è la seguente. Il motivo per cui io sono stato registrato, a prescindere, io ho 50 anni o mio collega ne può avere 60, noi ci giochiamo quotidianamente la nostra carriera professionale, perché noi siamo soggetti ad un risultato e quotidianamente conviviamo con stress, con una serie di problematiche. Voler registrare un uomo che può essere tuo padre per poi sbeffeggiarlo o per riderci sopra lo ritengo un atto gravissimo. Per la prossima gara di campionato contro il Pontedera tornano a disposizione Vinci e Cori, che giocherà dall'inizio, mentre non sarà della partita l'esterno Carlini. Di comune accordo con la società e il tecnico, l'attaccante Edoardo Defendi, che nell'ultima gara ha subito la frattura del setto nasale, ha deciso che si opererà a fine stagione, disputando i match con una maschera protettiva. Sabato gli amaranto sono attesi dalla formazione di Paolo Indiani, che gode di un ottimo stato di forma e che nelle ultime due gare ha segnato ben 11 reti. Occhi puntati sull'attaccante Scappini. L'ho cercato quando era alla Ternana, quando ne veniva dalle giovanili della Sampdoria, un giocatore che ho cercato sempre, quindi per me non è una meteora, è un forte giocatore e speriamo di trovare le giuste argomentazioni per poterlo limitare in questo splendido periodo di forma.